Sì, dunque, sono il professor Stefano Ricci e ho presentato una conferenza dal titolo In realtà, cercando di studiare quello che è la realtà all'interno dell'arte ed evitando le classiche definizioni di realismo anche in ambito artistico, neorealismo nell'ambito cinematografico. Sono partito dal punto di vista dei filosofi che studiano appunto attualmente il concetto di realtà. E ho cercato di suddividere la problematica della realtà in due problemi, cioè il primo è che cosa c'è, che cosa esiste, e l'altro è come è questa cosa che c'è, le cose che vi sono, che esistono. Credo che la filosofia contemporanea, sia di matrice anglosassone ma anche di matrice fenomenologica, abbia cercato di dare tipi di risposte. Innanzitutto cercando di individuare all'interno delle cose l'essenza e distinguendo quindi tra ciò che è essenziale e ciò che non lo è. Questo discorso secondo me si può applicare nell'arte anche non necessariamente in quegli artisti che si definiscono, che sono stati definiti realisti. Ho preso l'esempio di Van Gogh e Gauguin, che sembra che nel loro contrapporsi sostengano due visioni del mondo diverse, una più realistica nel senso della comprensione dell'essenza delle cose, quella di Van Gogh, e una più idealistica in cui per l'arte, per Gauguin, è tutta nel soggetto, è interna al soggetto, diciamo così. E poi ho fatto anche altri esempi di tipo cinematografico, come per esempio un brano del film Lo specchio di Tarkovsky del 1975, che secondo me è molto indicativo per la ricerca delle cose che dicevo. Niente, in conclusione penso che la ricerca dell'essenza, sia a livello scientifico, sia a livello filosofico, ma anche artistico, sia qualcosa che può permetterci oggi di far sì che ci si definisca realisti senza incorrere in grosse critiche.